Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Oggi vogliamo iniziare così. Fiaur non voglio. Il lecrum sa chi de casa. Amaretevi napoi sei e ricordatevi de ma. In fondo questa mia vita è un eterno concerto. Un palcoscenico aperto, animato ogni giorno di più. La mia mente si accende, il destino qui gioca i suoi assi. Se solo potessi, non smetterei più. Una sorta di alchimia che ci vuole qua. Basta un niente del comunque è un buongiorno un po' triste, un po' funesto, perché ci lascia un poeta, il grande Ruggero Morella, il grande poeta di Barletta, l'unico poeta Barletta che ha fatto tre libri e poi un prossimo scoperto e scovato così per caso vedrà la luce fra non molto e sarà una gioia per tutti quelli che lo leggeranno. E comunque, riguardante sempre le poesie lette in dialetto barlettano, allora lei è proprio un vero poeta, un vero barlettano, carissimo Ruggero, il grande Ruggero Morella, veramente ha fatto emozionare tantissime generazioni, e una è la tua, caro Enzo. Certo, io ho visto Ruggero, che poi è il papà di un mio grande amico, è il papà di Gaetano, di Antonio, di Franco, di Rino, quindi è il papà degli amici miei, degli amici nostri, no? Il nonno di Manuela, e quindi veramente una bellissima persona, è stato sempre un eterno Peter Pan, sempre adulto ma con l'animo del bambino. È vero, io ho un ricordo a dir poco bellissimo, quando facemmo la cena al Brigantino con i vecchietti della casa di riposo di Barletta, i Cappuccini. E che cosa disse? Dice, a Vescovo venite a pigliei e a Vescovo a Massa, io sto a disposizione a questo. E ci metteva a dei barzellette, poi simpaticissima, una persona a dir poco squisita. E poi una persona piena di vita, nonostante gli acciacchi, nonostante la vita, insomma, non sia stata molto fortunata con lui, però ha sempre lottato contro corrente, ha sempre nuotato contro vento, ma ce l'ha sempre fatta. E noi, Ruggero, vogliamo con tutto il cuore, noi di Barletta Vest, di augurarti un bellissimo viaggio quando stai scimmiando. Questo è l'augurio più bello che ti possiamo fare. Sì, che ti facciamo. È il minimo, perché, ripeto, è una persona eccezionale. Muore un pezzo di storia di Barletta. Cinegano ci va a reggire morì, chi poi sei. E che poi, vi prometto, a Barletta Vest le metteremo tutte, perché il buon Gaetano ci ha promesso un suo CD, metteremo tutte le cose, perché non morirà Baraggi. Un po' per volta vi daremo la possibilità di farvi conoscere un personaggio che non tutti comunque conoscevano. È uno dei quali io mi sono ispirato a Barletta Vest, perché è uno che amava Barletta come l'amavo io, come l'ami tu, Enzo. Una persona genuina che non voleva niente, soldi non voleva, stava sorriso, voleva sorridere, Barreggi. Una persona grandiosa. Yeah. Oh,
E allora dicevo che purtroppo a volte si perdono questi valori, perché il dialetto barlettano è orgoglio di essere barlettano per me. E poi, così, giusto per, andate un attimo su YouTube e digitate Ruggero Morella che regala una poesia a Pietro Mennea. Bellissimo. Ruggero Morella che regala una poesia di Natale. Così, giusto per renderci conto e per rendergli, per dirgli un modo per dirgli grazie per quello che ha fatto. Basta, non c'è il rispetto assoluto, perché in questi momenti non c'è altro da dire, perché abbiamo detto tutto. Un'altra cosa che si può fare è magari regalargli una bella preghiera. Tutto qua. Allora, oggi è 11 dicembre, venerdì. A tutti quanti voi vi auguro una buona giornata, sempre da Barletta Vesta, Lelorus e Enzo Delvi. A tutti quanti voi, ripeto, è triste come cosa, ma purtroppo non so, Enzo. No, poi Ruggero, essendo un artista, ecco, gli dedichiamo una frase giusto per chiudere il discorso, ma chiudere non vuol dire dimenticare, giusto per chiudere l'argomento che abbiamo trattato stamattina. Regì, the show must go on, un spettacolo va con noi, riposa in pace. Ciao Ruggero. Ciao.